cosa molto utile la tua guida pratica. Mi fa piacere esservi inclusa. Oh, ciao! E la tua carta è il drago. Suppongo che sia emozionante. Forse stai per vivere un'avventura. Signorine? Professoressa! L'astronomia non è divinazione. Non troverete i misteri del cosmo nelle linee del palmo o in fondo alle tazze di tè. Ahimè, i cieli non si svelano all'occhio ingenuo. Ma se vi dedicherete a un'osservazione lunga e scrupolosa, allora col tempo potreste riuscire a scorgerne un barlume. Tenetelo a mente e prendete i telescopi. Questa notte saliremo all'osservatorio. Non hai ancora un telescopio? Per ora puoi usare quello del signor Takkar. Ma provvedi al più presto. Ehi, posso regolarlo io per te? No, no, mettilo a fuoco senza aiuti. Che mi aspetto che vi dedichiate all'osservazione anche nel tempo libero. È chiaro a tutti? Ma professoressa, fuori si gela. Il freddo non è mai riuscito a fermare gli astronomi del passato. Pensate anche solo ai tavoli di astronomia che hanno eretto nelle Highlands, dove ormai millenni or sono studiavano le stesse stelle che sono sopra di noi ora. È tutto chiaro? Ciao! Non credo che ci siamo presentati ufficialmente. Sono Amit e sono un patito di astronomia. Ciao Amit, piacere di conoscerti. Ho sentito dire alla professoressa Shah che non hai un telescopio. Se vuoi ne ho uno in più, posso prestartelo per il trimestre. Sei davvero gentile, Amit. Sei sicuro che non ti servirà? Ne sono sicuro. Ne ho uno nuovo. Sono riuscito a procurarmi un Celestia Contemplor. E immagino tu lo conosca. Ma che dico, lo conosci di sicuro. È il fiore all'occhiello della mia personale collezione di strumenti astronomici. Ma anche il mio vecchio modello non è male. Vetro Goblin e incantamenti ottici di prima classe. Mi dispiace che un oggetto così se ne stia a prendere polvere. Beh, io... Grazie, Amit. Figurati. Comunque, il telescopio è nel ripostiglio proprio sotto di noi. Non puoi sbagliare. Io devo finire di... leggere un paio di cose al piano inferiore. Vieni da me, poi, e porta il telescopio. C'è una cosa di cui voglio parlarti. Ho cercato di rimandare il più possibile l'osservazione delle stelle. Ma non è servito a niente. La professoressa Shah è fredda e distante, come le dannate stelle che ci obbliga a mappare. Non è così che volevo trascorrere la serata. Sarebbe il suo vecchio telescopio. Sembra praticamente nuovo. Revelio. Una notte perfetta per osservare le stelle. Non la sprecherò. Amit pensa di sapere tutto. Per parlare il goblinese. A me quelli sembravano solo verti a capo. La notte
lente perfetta per... Oh, rieccoti! Ciao! Ma il telescopio è più bello di quanto credessi. Non offrirei mai a un futuro amante delle stelle un lunascopio di terza categoria. Ma c'è qualcos'altro? Sì? E che cosa? Ricordi quei tavoli di astronomia di cui parlava la professoressa Shah? Per caso ho letto alcune cose al riguardo. Sembra che ce ne sia uno proprio qui a Hogwarts. Penso che potremmo usarlo per trovare costellazioni nascoste. E vorresti il mio aiuto per riuscire a trovarlo? Sì, ci stai? Nessuno del club delle gobiglie ha accettato. Preferiscono farsi sputare addosso da una biglia. Beh, sono dei codardi. Sbrighiamoci finché le stelle sono ancora visibili. Una volta lì, ti insegnerò a usare quel telescopio. Promesso. Non serve che tu mi convinca. Sono con te. Fantastico. Non te ne pentirai. Andiamo? Si trova più avanti, sulle mura del castello. Cerca una piattaforma di pietra, qualcosa che sembri fuori posto. Quando lo vedremo, lo riconosceremo subito. Forza, andiamo. Lumos! Si dice che in origine le postazioni dei tavoli furono scelte dai centauri per l'osservazione rituale. Ah, è bello esplorare con qualcuno che ama le stelle quanto me. Io sono felice di essere qui. È bello uscire dall'aula ogni tanto. Non è così inquietante qua fuori di notte. Quelli del club delle gobbiglie sono dei fifoni. Eccomi qui a guidar la carica. Ma perché non vai avanti tu? Come vuoi. Rebellio! Un po' inquietante. Qualche ragnatela e un po' di polvere. Nulla di cui preoccuparsi. Oh, ma certo. È solo meno pulito di quanto mi aspettassi. Confringo. Altre ragnatele. Credi ci siano dei ragni in agguato? Oh, no. Non così vicino alla scuola, Amit. Credo debba fare tu. Avanti, provalo. Amit, posso chiederti una cosa? Oh, certo. Esattamente. Dove si trova il tavolo che cerchiamo? Secondo il vecchio diario di un astronomo che ho trovato in biblioteca, potrebbe trovarsi lungo le mura del castello. Perché sei così affascinato dalle stelle? Probabilmente perché c'è tanto da imparare da esse. Voglio dire, sono molte le cose che possono insegnare tanto, ma l'astronomia sembra proprio non avere limiti. Si scopre sempre qualcosa di nuovo. Vengono scoperte continuamente nuove stelle e lune. Hanno perfino trovato un nuovo pianeta appena 50 anni fa. A dire il vero, è tutto. Ah, d'accordo. La costellazione dovrebbe apparire vicino al centro della visuale. Non appena avrai allineato il telescopio, potremo iniziare a compilare la mappa stellare. L'osservazione delle stelle è questione di pazienza e precisione.
ragione sui tavoli di astronomia. Sono davvero la soglia delle stelle, come diceva il libro. E il tuo contributo è stato inestimabile. Ti citerò nella mia autobiografia, stanne pur certa. Grazie mille, Amit. Non vedo l'ora di leggerla. E io non vedo l'ora di scriverla. Questo è solo l'inizio. Troverai altri tavoli come questo disseminati nei vari territori. Sono in attesa di essere scoperti da un astronomo meritevole. E tu corrispondi alla descrizione. Ah, per quanto riguarda il telescopio, non restituirmelo. Voglio che lo tenga tu. Sei molto generoso, grazie. Non c'è di che. Ha lenti in vetro goblin e un'iscrizione in goblinese. Una lingua che conosco molto bene. Col goblinese è tutta questione di gola. Molto dipende da come pronunci le R. Comunque, è un bene che la nostra avventura sia stata un successo. A presto. Non mi stanco mai di ammirare la torre di astronomia di notte. Che spettacolo! Ho saputo di un mago cui Arlo dà il tormento. Potrebbe essere in grado di fornirci le prove di cui abbiamo bisogno per sbarazzarci di lui. Dovremmo andarci a parlare insieme. Incontriamoci a casa sua. Presumo tu abbia notizie del goblin che hai menzionato. Incontriamoci alla sala delle mappe per parlare di questo e delle prossime mosse. E ora che combini? Dobbiamo evitare qualsiasi cosa abbia a che fare con le arti oscure. È troppo pericoloso. Qualsiasi cosa abbia a che fare con Salazar Serpeverde vale il rischio. Non sono d'accordo. E non aggiungerò altro. Mi dispiace. Non mi arrenderò. Di cos'è che parlavate tu e Infaustus? Dice un mucchio di sciocchezze. Che Salazar Serpeverde aveva uno scriptorium segreto qui a Hogwarts. Per Infaustus è stato usato per le arti oscure. Non vuole averci nulla a che fare. Gli ho ricordato che Anna ha bisogno di una cura. Questo scriptorium potrebbe aiutarci a trovarla. Infaustus ha ragione. È pericoloso praticare le arti oscure. La gente non capisce a fondo la magia oscura. Questo i Gaunt lo sanno meglio degli altri. Forse ho parlato a sproposito. Infaustus è molto riservato riguardo alla sua famiglia. Vorrei saperne di più, se non ti dispiace. Prometto che non ne farò parola con nessuno. Molto bene. Ma che rimanga fra noi. Infaustus ha appreso la magia oscura dai suoi genitori. Conosci la maledizione Crociatus? Crucio, giusto? Detta anche maledizione della tortura, perché infligge un dolore straziante alla vittima. A quanto pare i suoi genitori e fratelli maggiori non si facevano scrupoli a lanciarla sui babbani per divertimento. Infaustus mi ha detto che le urla delle vittime erano raccapriccianti. Quindi da bambino, la prima volta che gli hanno chiesto di lanciarla, non c'è riuscito. Come punizione, la sua famiglia l'ha lanciata su di lui. L'agonia è stata tale che, la volta successiva, ha ubbidito. Ho provato a rassicurarlo, dicendogli che non aveva altra scelta. Però ancora non riesce a perdonarsi. È terribile. Povero Infaustus, era solo un bambino. Non può incolparsi per l'accaduto. Dopo quell'incidente, la frattura fra Infaustus e la sua famiglia si è allargata. Finché non sono arrivato io. Ogni momento che non passa a Hogwarts è con noi a Feldcroft.
Infaustus si fida di me e alla fine, per la maggior parte delle volte, mi dà retta. Glielo ricorderò quando gli parlerò dello scriptorium. Attendi il mio gufo. Presto avrò delle novità. Farò in modo che Infaustus capisca. Gli farò cambiare idea. Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare prima che... Non so se mi... Insistito con Faustus a proposito dello scriptorium di Salazar Serpeverde, ma i miei sforzi sono stati vani. Raggiungimi davanti alla sala comune dei Serpeverde. Dobbiamo parlare. Sei qui. Molto bene. Ho ricevuto il tuo gufo. Cos'è successo con Infaustus? Gli ho detto che non potremo evitare la magia oscura per sempre. Quindi più cose scopriamo su Salazar Serpeverde e le arti oscure, meglio sarà per noi. Purtroppo, solo i Gaunt sanno dove si trova l'entrata dello scriptorium e Infaustus non vuole dirmelo. Forse potrei provare io a parlare con Infaustus. Tu? Suppongo si possa provare, ma non farti illusioni. Infaustus è fastidiosamente testardo. Non è una novità. So io dove trovarlo. Ti accompagno da lui e poi lascio fare a te. Andiamo. È da questa parte. Stai allerta. Non sappiamo se siamo sorvegliati. Anche se questo non ci ha mai fermati. In realtà sì, una volta ci hanno acciuffato. Quel maledetto poltergeist. È un vero fastidio. Eccolo lì. Buona fortuna. Rebellio! Cosa ci fai tu qui? Ciao,
Robin Faustus, hai un momento? Di che si tratta? Cosa state combinando tu e Sebastian? Ti devo le mie scuse, Infaustus. Prima non ti ho detto la verità riguardo al sotterraneo. Sebastian me l'ha mostrato. Voleva che avessi un posto sicuro in cui allenarmi negli incantesimi per mettermi in pari con i miei compagni. Non pensava che per te fosse un problema. Mi sembra sensato. È solo che Sebastian ultimamente mi perseguita con una questione. Lo trovo davvero frustrante. Non dirmi che insiste ancora con quello... com'era? Scriptorium? Quindi te ne ha parlato? Sì, stavamo parlando dei fondatori di Hogwarts e me l'ha accennato. Non è entrato nei dettagli, però. Sì, è convinto che contenga la risposta per salvare Anne. Io invece penso sia pieno di magia oscura che è meglio non disturbare. Un attimo, tu non ci sei mai entrato? Certo che no. So della sua esistenza solo grazie alla mia zia preferita, Noctua. La pensavamo uguale sull'uso della magia oscura, a differenza del resto della famiglia. Cercò di convincere la mia famiglia che Salazar Serpeverde fosse ben più di un mago ossessionato dalla purezza del sangue. Aveva sentito dire dello scriptorium e pensava che il contenuto avrebbe rivelato qualcosa su di lui. Aveva persino trovato l'entrata segreta in questo corridoio. Scriveva con regolarità a mio padre per aggiornarlo sui suoi progressi. Poi un giorno sparì. Da allora nessun altro ha cercato di entrare. Mi dispiace molto per tua zia, ma non ti interessa scoprire cosa le è successo? Mia zia Noctua vi si è addentrata con le migliori delle intenzioni ed è morta. Non voglio che accada di nuovo. Non è detto che la storia si ripeta. Inoltre, se davvero tua zia la pensava come te, potrebbe essere un modo per onorare la sua memoria. Troveresti risposte su Serpeverde e Sebastian potrebbe trovare una soluzione per Anne. Tua zia era da sola, ma noi potremmo unire le forze. Ah, capisco quel che stai facendo e ti confesso che mi hai convinto. Non credevo fosse possibile. Molto bene, ti dirò ciò che so. Recupera Sebastian, vi aspetto. Spero che non dovrò... che non dovremo pentircene. Sebastian, da questa parte! Questi braccieri consentono di accedere allo scrittorio. Ah, ora ti sbottoni? A me non l'hai voluto dire né... Confringo! Non sei stato tu a dirmi quello che avevo bisogno di sentire. Aprire la porta ha qualcosa a che fare con il numero 3. Beh, 3 teste sono meglio di una. Il detto è, 2 teste sono meglio di una. E a logica, 3 sono ancora meglio. È una questione algebrica, Faustus. Credi di avermi impressionata? Non mi interessa quanti colpi sono serviti. Lasciami in pace. Allo, Mora. Di essere pronti. Che passaggio infausto. Mi astengo dal fare commenti. Dai, era una battuta divertente. Ribelli. Rilievo rappresenta una persona che affronta un serpente. Deve essere quella la voce che sento. Rebellio. La voce è antica. Senti una voce? Tutto è iniziato quando hai riparato il basso rilievo. Ho sentito un sibilo che diceva parlami. Sono un rettilofono. Posso comprendere e parlare con i serpenti.
Quasi tutti i rettilofoni sono discendenti di Salazar Serpeverde. Mi piacerebbe poter parlare ai serpenti. Non invidiare chi parla il serpentese. È un'abilità spesso associata con i maghi oscuri. Non lo parlo da una vita, ma scommetto che se lo faccio allora la porta si aprirà. Spero tu ci stia ripensando. Non vedo perché dovremmo fermarci ora. È buffo. Quando me ne andai da casa promisi di lasciarmi le arti oscure alle spalle. E invece eccomi qui. Indietro. Chi l'avrebbe mai detto che avrei fatto una cosa del genere? Ha funzionato! Infaustus possiede una rara abilità. Viste le abilità? Inizio a sentirmi escluso. In che senso? Io non importa. È difficile capire quale sia la strada giusta. Rebelli! Come in un labirinto. Salazar Serpeverde deve aver voluto... Confringo! E davanti a noi le porte sono più di una. Allora, Rebelli! Esamino attentamente ogni porta. Confringo! Il bracere! Quando la porta si è chiusa, si è acceso! In questa annotazione, il quadrante richiede concentrazione. Zia Noctua diceva lo stesso. Potrebbero volerci parecchi tentativi per risolvere questo enigma. Il rumore non promette bene. Salazar Serpeverde non ci ha reso le cose facili. Siamo in un labirinto disegnato da Salazar Serpeverde. Ingresso combaceranno con questo... Facendo combaciare i simboli? Stavo per farlo io, ma sei arrivata prima di me. Complimenti. Noctua parla di sfide dolorose e ardue, ma anche di ricompense. È quel dolorose che mi prende. Rebellio! Io invece ho sentito solo ricompense. Lumos! Sembra che a Serpeverde piacessero i giochetti. Deve essere una cosa di famiglia. Senti chi parla. Tutti gli ingressi hanno dei simboli. E ci sono dei simboli anche sui quadranti. Lumos. Ci attendono altri misteri da risolvere. Esplorate ogni corridoio. Non è detto che portino dove sembra.
sembrato promettente. Un altro quadrante risolto. Incredibile. Ottimo lavoro. In Faustus, tua zia voleva cambiare le tradizioni di famiglia. Ottimo lavoro. Siamo sempre più vicini a scoprire lo scrittorio. Ho intravisto cosa ci aspetta più avanti. È questo posto inquietante. Ma non possiamo fermarci ora. Lo devo a mia zia. Lumos. Rebelli. Lumos. La porta. Siamo bloccati. Di nuovo. Repari. Salazar Serpeverde non ha ancora finito con noi. In Faustus, uno scheletro è l'ultima annotazione di Noctua. Dice di essere rimasta intrappolata qui da una maledizione senza perdono. Qui è dove è morta. Dove moriremo noi. Non avrei dovuto darvi retta. In Faustus, mi dispiace molto per tua zia, ma io so cosa fare. Sarà difficile. Hai detto che sai cosa fare? Quei volti torturati sulla porta e la parola crucio incisa nella pietra. Credo che dovremo usare la maledizione Cruciatus per riuscire a passare. Ecco perché Noctua è morta. Non aveva nessuno su cui lanciare la maledizione. In Faustus ha più esperienza di noi. Dovrebbe farlo lui. Tu sembri essere nelle sue grazie. Ti andrebbe di chiederglielo. Tu lo conosci meglio di me. Beh, augurami buona fortuna. Vorrei avessimo un po' di fortuna liquida. In Faustus, so che è l'ultima cosa che vorresti fare. Sì, esatto. Pensavo mi conoscessi meglio. Ma in questo caso è diverso. La persona su cui lo lanci avrà dato il suo consenso. Non sarà una vittima innocente. Dobbiamo aprire la porta. Devi lanciarla con convinzione o non funzionerà. Come tutte le maledizioni senza perdono. Dovrà essere uno di voi a lanciarla. Ora che facciamo? In Faustus si rifiuta di lanciare la maledizione Cruciatus. Ridicolo! Come se morire qui fosse un'opzione preferibile a quel dannato incantesimo. Allora sta a noi. Posso insegnarti Crucio o posso lanciarlo su di te? Un attimo. Non mi avevi detto di saper lanciare Crucio. Perché non sono sicuro di riuscirci. In Faustus lo sa, ma non ci ha lasciato scelta. Non ci tengo a fare la fine di Noctua Gaunt. Posso quantomeno provarci, se devo. Insegnami la maledizione, ma non ho intenzione di usarla su di te. Lanciala tu a me. Non lo dimenticherò. Sono pronta. Crucio!
sopravviverò. Andiamo avanti. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato lo scrittorio. Rebecca, non riesco a credere. Sebastian, in Faustus, qui c'è un libro. Hai trovato qualcosa? Andate avanti e fatemi sapere cosa trovate. Io controllerò in giro. Revelo. Pensi? Sembra una sorta di libro di incantesimi. Incredibile. Un oggetto appartenuto a un fondatore di Hogwarts. Che onore. È incredibile che in Faustus non mi abbia mai detto di sua zia e del suo ritrovamento. Che ne farai del libro di Serpeverde? Lo leggerò, come ogni altro libro. Un'abitudine che ho sin da piccolo, dato che i miei erano insegnanti. Ma posso farlo più tardi. Per ora direi di esplorare questa stanza. Che meraviglia! Questo posto mi mette a disagio. Meglio non attardarci. Troviamo un'uscita, per favore. Io non voglio... Rebelli! Ma vi devo tanto. A tutti e due. Senza di voi non saremmo mai giù. Siamo stati fortunati. Saremmo potuti morire. Dobbiamo giurare di non farlo mai più. Vedo una via di uscita. È la miglior notizia che abbia ricevuto oggi. In Faustus, su tua zia... Per favore, Sebastian. Dicevo sul serio prima. Dobbiamo giurare qui e adesso che non avremo mai più nulla a che fare con la magia oscura. Capito. Mi dispiace molto per tua zia, in Faustus. Sapere cosa le è successo è comunque un sollievo, dopo tutto quello che abbiamo passato. Grazie. Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!